stiamo per dimostrare che nel 1800 si scriveva già della musica elettronica, poiché secondo me Beethoven e forse anche Bach, quindi nel 1700, avevano il desiderio dell'arpeggiatore, e l'arpeggiatore è la grande invenzione della musica elettronica user friendly, cioè la musica elettronica commerciale, quella che è diventata abbordabile per il popolo, per la gente normale che non era per forza uno scienziato, perché gli scienziati già negli anni 50 potevano avere accesso a campionatori e sintetizzatori, ma le persone semplici no. Quando tutto questo è diventato commerciale, cioè negli anni 60 avanzati e poi fino negli anni 80 con un grande sviluppo della tecnologia musicale, l'arpeggiatore effettivamente è quello che ha cambiato anche il linguaggio stilistico degli arrangiamenti e le canzoni, la musica pop, la musica leggera ha fortemente subito l'influenza dell'arpeggiatore e del suono del sintetizzatore, ma il concetto di arpeggiatore è un concetto preciso. È stata poi fatta anche molta musica classica in versione elettronica, per esempio la colonna sonora di Arancia Meccanica, utilizzando proprio anche l'arpeggiatore, perché, e lo vedremo nella pratica, come mai l'arpeggiatore risiede in alcune sonate di Beethoven e in alcune fughe di Bach. Ci sei? Un arpeggiatore è un sistema automatico per suonare gli arpeggi. Cos'è un arpeggio? Un arpeggio è la sequenza di note di un accordo non suonate insieme, ma una dopo l'altra. Quindi suonare le note di un accordo non contemporaneamente, ma una dopo l'altra, significa farlo diventare un arpeggio. Questo è un accordo. Come mai questo è un accordo? Perché ci sono tre note a distanza di una terza tra di loro, quindi una nota, conto fino a 3, 1, 2, 3, e questa sarà l'altra nota, conto ancora fino a 3, 1, 2, 3, e questa è l'altra nota, questo è un accordo, minimo tre note, se sono due non è un accordo, ma è un bicordo, se sono più di tre è un accordo con delle note strane. Allora, questo è un accordo. L'arpeggio di questo accordo è... Oppure tutto, tutto in su. Tutto in giù. Random. Ok, quattro note. In su, in giù. Random. Alternate. Questo è un arpeggio. Allora facciamo un arpeggio complesso, tipo. Per esempio. Sto facendo sempre lo stesso accordo Do minore, che sono tre note, facendo, utilizzando più ottave della tastiera, per cui l'arpeggio lo si può impostare come si vuole. Con un'ottava sola è questo, con due ottave è questo. Con tre ottave è questo. Con quattro ottave. Andiamo a vedere sull'iPad come è un arpeggio.
Allora, sull'iPad esiste l'arpeggiatore nella funzione GarageBand. Allora, praticamente, facciamo sempre il do minore. Lo imposto così. Esegui l'ordine delle note dall'alto al basso, quindi facciamo in su, facciamo dal basso all'alto, in su. Poi dico che il valore delle note devono essere di un sedicesimo e che le ottave che mi deve occupare sono due. Queste sono le impostazioni dell'arpeggio, ok? Suonerò il mio do minore. Come viene? Metto due ottave. Tre ottave. Quattro ottave. Facciamo che va in ordine random, cioè casuale. Su e giù. Andiamo a vedere Beethoven. Ho scoperto, spulciando dentro una sonata di Beethoven, che c'era l'arpeggiatore. Ed esattamente qua. Sì, vedete? Allora, questo è così, suona così questa cosa. La facciamo, cominciamo lenta. Facciamo. Allora, facciamola più veloce come vorrebbe Beethoven. E qui, a un certo punto, non solo lui aveva l'arpeggiatore, ma ha anche deciso che una traccia la spostava di un ottavo in avanti rispetto all'altra, e quindi le due tracce suonano con un delay, cioè in questo punto Beethoven ci dice di suonare così, come se ci fosse l'eco, una mano e poi l'altra, e viene così l'effetto. Thank you.